Meditazione sul Purgatorio negli scritti mistici di Don Giulio Giacometti e Don Piero Sessa. Il Purgatorio negli scritti di Santi e Mistici. Santa Gertrude Pietà, 1256-1301. Il Purgatorio e il cuore di Cristo. Una breve biografia della Santa. Il monastero di Pietà si trova nella Sassonia, vicino alla città di Einderben, dove nascerà Lutero, sul pendio di una fertile collina. La badessa Gertrude di Hackeborn faceva coltivare lo studio della Sacra Scrittura, delle scienze, delle lettere, della pittura e della calligrafia del Vaticano. È lei che nel 1261 accoglie Gertrude all'età di 5 anni, chiamata poi la Grande, e che la affida a Santa Matilde, maestra del pensionato di Santa. La bimba restò orfana prestissimo. A 25 anni, il 27 gennaio 1281, ha la prima manifestazione divina e comincerà a scrivere in latino nel 1289 per un impulso interiore e sentendo la voce di Gesù che vuole far conoscere i suoi scritti. Verso il 1284 riceve le stigmate invisibili. A 45-46 anni, poco prima di morire, il 17 novembre 1301-1302, riceve anche il dono della ferita o freccia d'amore, ossia la transverberazione del cuore. Tenete presente che negli scritti di Maria Volterra, Santa Gertrude la Grande, insieme a Santa Margherita Maria la Corte e Santa Veronica Giuliani, è definita da Gesù una delle tre donne, che l'hanno di più amato, dopo tutto ovviamente dopo Maria Santissima, nel corso di tutta la storia della Chiesa. Quindi, è una fuori classe patentata. Ora, dottrina e esperienze. Il cuore di Gesù pontefice vivente nella liturgia è la fonte della sua vita contemplativa. È stata una, come dire, un'antesignana della devozione al cuore di Gesù. La devozione al Sacro Cuore le viene svelata come la grazia riservata agli ultimi tempi, come le dice San Giovanni. Il Sacro Cuore è il santuario santificante dei vivi, dei morenti e delle anime del Purgatorio. A Santa Geltrude appare la badessa Geltrude nella gloria, mentre lei offre la messa e vede che il Signore la riceve nel suo cuore. Geltrude suffraga anche l'anima di una religiosa giovinetta alla quale Gesù presenta il suo cuore. All'elevazione della messa la vede trasfigurata, mentre Gesù le fa conoscere maggiormente la sua divinità. In queste visioni Gertrude vede la connessione tra il Sacro Cuore di Gesù, la messa e le anime agonizzanti delle defunte. Gertrude assiste anche alla morte di Matilde, cantrice del monastero, e vede che Gesù avvicina le labbra dell'agonizzante alla ferita del divino cuore. Prega per due sorelle novizie che muoiono ancora giovanette, per l'anima di un'altra suora, per il fratello converso F, che lavorava in monastero, per un'altra anima, per i parenti e gli amici del Signore. E andiamo a vedere adesso i testi che parlano direttamente del tema che ci interessa. Beatitudine iniziale e beatitudine piena, delizie dell'umanità e della divinità di Gesù. Due giovanette di nobili nascita, ma ancora più nobili per elevatezza di cuore, sorelle non solo di sangue, ma anche di anima e di virtù, dopo aver trascorso l'infanzia nell'innocenza e nella pratica della religione, furono chiamate alle nozze eterne dallo sposo immortale, mentre erano ancora nel fervore del noviziato. La prima morì nella festa dell'Assunzione di Maria Santissima proprio nel giorno delle sue mistiche nozze. L'altra la seguì un mese dopo. Il loro ultimo combattimento fu gloriosissimo. Parole e atti respiravano acceso fervore, devozione ammirabile e volontà eccellente. Tanto dell'una come dell'altra si possono narrare grandi cose. La prima, così felicemente ispirata il giorno dell'Assunta, appare a Gertrude. Era davanti al trono di gloria del Signore, circondata di luce e adorna di vari ornamenti. Ella però stava davanti a lui come una sposa timida, tentando di chinare il viso e non osando né aprire né alzare gli occhi davanti alla gloria di una maestà così grande. Gertrude, spinta da zelo, disse al Signore: «O Dio di bontà, lasci tu questa tua piccola sposa davanti a te quasi in contegno di straniera e non la chiami ai dolci tuoi amplessi?
Tali parole parvero commuovere la tenerezza del Signore, il quale tese le mani verso quell'anima in atto di abbracciarla, ma essa, con una specie di rispettosa delicatezza, tentava di sfuggire al divino avverso. Gertrude, grandemente sorpresa, chiese all'anima: «Ma perché mai sfuggi all'abbraccio di uno sposo così amabile?» Ella rispose: «Alcune macchie di cui non mi sono ancora purificata me ne rendono indegna. Ma se anche mi fosse dato procedere liberamente verso il mio Dio, la giustizia me lo impedirebbe, perché sono ancora incapace di unirmi al mio glorioso Signore». Gertrude rispose: «Ma come mai ciò può essere, già che ti vedo già glorificata ed ammessa alla presenza del Signore?» L'anima rispose: «Quantunque ogni creatura sia presente a Dio, oppure ciascuna anima può a Lui maggiormente avvicinarsi per mezzo della carità. Ma la beatitudine piena, che consiste nella visione del possesso della divinità, nessuno può gustarla se non è perfettamente purificato. In tale stato non può entrare nel gabbio del suo Signore». Faccio una prima pausa perché questi passaggi sono molto importanti. Attenzione che quest'anima di cui parla, la prima, felicemente ispirata nel giorno dell'Assunta, dice: «Nel giorno delle sue mistiche nozze», un'anima avanzata nella perfezione, ma non ancora al punto di non avere qualche piccola macchia da purificare. Quindi ricordiamo sempre: nessuno può gustare la visione e il possesso della divinità se non è perfettamente purificato, perfettamente purificato, anche dalla più piccola macchia e imperfezione. Beh, un mese dopo, quando la sorella della defunta entrò in agonia, Gertrude pregò molto per essa. Qualche istante dopo la sua morte la vide in un luogo di luce, adorna di abiti rossi, quasi sposa che fosse sul punto di essere presentata al suo Signore. Gesù apparve a lei vicino in aspetto di giovane pieno di vigore e di bellezza. Con le sue cinque piaghe rallegrava i cinque sensi dell'anima, facendole gustare le delizie delle sue consolazioni e divine carezze. Gertrude chiese al Signore: «O Dio di ogni consolazione, perché, poiché sei vicino a quest'anima e le prodighi tante gioie, come mai la tristezza del suo volto tradisce una sofferenza interna?» Gesù rispose: «Mostrandomi a lei, le faccio gustare le delizie della mia umanità, ciò che non può consolarla, ma soltanto ricompensarla dell'amore che ebbe negli ultimi istanti per le sofferenze della mia passione. Quando si sarà perfettamente purificata delle negligenze della sua vita passata, allora potrà largarsi appieno della mia divinità». Gertrude insistette: «Ma come mai le negligenze della sua vita passata non furono riparate a sufficienza con la devozione da lei dimostrata nelle ultime ore? Poiché è scritto che l'uomo sarà giustificato tale quale si troverà all'estremo momento?» Rispose il Salvatore: «Quando l'uomo giunge in fine di vita, le forze l'abbandonano e non può agire che con la volontà. Se la mia gratuita carità gli dona buon volere e santi desideri, ne trae vantaggio grande, ma non tale da cancellare tutte le passate negligenze, come se avesse usato sempre della volontà per migliorare la vita, quando era ancora nella pienezza della salute e delle forze». Gertrude rispose: «Dolcissimo Gesù, non potresti nella tenera tua misericordia cancellare tutte le negligenze di quest'anima, a cui hai dato fin dall'infanzia un cuore affettuoso, ricco di bontà per tutti?» Il Salvatore spiegò: «Ricompenserò senz'altro la sua tenerezza di cuore e generosa volontà di bene, ma la mia giustizia esige che le minime negligenze siano cancellate». Mi fermo di nuovo, non faccio un altro commento. Santa Gertrude dice: «Il sogno di tutti, no? Di tutti noi. Ma non potresti nella tua tenera misericordia farlo tu, cancellare tutte le negligenze di quest'anima e te la porti subito in paradiso? Ma questa fin dall'infanzia si vuole un cuore affettuoso, ricco di bontà per tutti?»
Che risponde Gesù: le sue virtù e le sue belle opere le ricompenserò al suo tempo. Ma la giustizia esige che le minime e negligenze siano cancellate. La divina giustizia, figlioli miei cari, di cui oggi non si parla, oggi si parla solo della misericordia. E questo non va bene. Perché, anziché arrivare in purgatorio con le macchie da purificare e la divina giustizia da riparare, bene sarebbe, per questo dovrebbe servire questa lettura, che ci venga voglia magari di fare qualcosa qui. Perché se volontariamente qui paghiamo i nostri debiti, noi li paghiamo in purgatorio, tra l'altro cresciamo in grazia e cresciamo in meriti di gloria, quindi di quelli che si godranno in paradiso. In seguito accarezzò tenermente la sua sposa e aggiunse, sempre Gesù, la mia diletta consente volentieri alle esigenze della divina giustizia. Quando sarà completamente pura, la gloria della mia divinità sarà ben sufficiente per consolarla. L'anima consentì a tali parole, mentre il Signore pareva ritirarsi nelle profondità del cielo, ella rimase sola allo stesso posto, sforzandosi di elevarsi verso l'alto, e spiava con tale solitudine alcune leggerezze infantili che talvolta le avevano fatto gustare troppo la compagnia delle creature. Gli sforzi poi che faceva per innalzarsi la purificavano di essersi abbandonata alla pigrizia in certi malesseri corporali. Capiamo che significa, no? Queste cose qui. Stava sola, quindi, e con questa solitudine del testo espiava alcune leggerezze infantili che, dove sta? Talvolta le avevano fatto gustare troppo la compagnia delle creature. Troppo la compagnia delle creature è una cosa buona, ma troppo no. E poi la pigrizia in certi malesseri corporali. Quindi, quando ci sentiamo un po' poco bene, e però abusiamo di questa cosa, magari per stare più tempo del dovuto nel riposo, dice: vabbè, io non sto male, rosario, non lo dico perché non ce la faccio, no? Ecco, magari non è vero per niente. Quindi, un'altra volta Santa Gertrude però pregò per lei durante la messa e all'elevazione disse: Padre Santo, gli offro l'ostia divina per quell'anima in nome di tutti coloro che sono in cielo, in terra e in purgatorio. La defunta le apparve allora un po' più elevata nel suo cielo e un gran numero di persone erano davanti a lei in ginocchio sostenendo l'ostia con le due mani. L'anima in virtù di tale offerta veniva attratta verso la gloria e gustava gioia infamile. Ella disse: ora sperimento la verità di quelle parole, nessun bene fatto dall'uomo mancherà di ricompensa e nessun male sfuggirà il castigo, o prima o dopo la morte. Infatti, per aver ardentemente amato la Santa Comunione, trovo grande sollievo nell'offerta del Santissimo Sacramento dell'altare, che viene fatta a mio vantaggio. Per essere stata buona con tutti, ritraggo consolazione grande da tutte le preghiere che vengono indirizzate a Dio in mio favore. Ciascuna poi di queste disposizioni mi varrà ancora un'altra ricompensa eterna al cielo. Quest'anima si elevava così a poco verso il paradiso, come portata dalle preghiere della Chiesa. Ella sapeva che al momento fissato il Signore le sarebbe venuto incontro nella moltitudine delle sue misericordie per darle la corona legale e condurla alle gioie eterne. Allora, anche qui cose da sottolineare. Sperimento la verità di quelle parole: nessun bene fatto dall'uomo mancherà di ricompensa. Gesù l'ha detto nel Vangelo anche un bicchiere d'acqua. Però è vero anche che nessun male sfuggirà al castigo. Non so se avete mai sentito dire in giro che Dio non castiga più. Prima castigava,
o meglio, prima si sono inventati che castigavano. Però adesso non castigano. Se qualcuno dice che Dio castiga, è quasi paragonato a un mezzo blasfemo, a uno che deturpa Dio e ne trasmette un'immagine alterata. Non solo che Dio castiga o prima o dopo la morte, perché Dio castiga, manca anche, rimanda anche questa vita, perché? Perché facciamo penitenza in essi e perché attraverso di essi poi cogliamo l'occasione per correggerci e convertirci, in modo tale che possiamo poi accumulare un po' di grazia, no? Quindi nessuno prima o dopo. E poi un'altra cosa importantissima, allora qui Santa Gertrude, questo possiamo farlo tutti, sapete che la messa viene, allora, l'offerta che della messa dal sacerdote è qualcosa di non uguagliabile da niente, da nessuno, anche perché quel frutto particolare che solo il sacerdote può vedere, per questo che si parla di della messa. Però quando noi partecipiamo alla messa possiamo, con la partecipazione alla Santa Messa e anche con la Santa Comunione, suffragare un'anima. Che tipo di beneficio apporta questa cosa? Proporzionale, qui oggi ci viene spiegato, che questa è una cosa conosciuta nella tradizione della Chiesa, a cosa? A quella che era la devozione di quest'anima in vita, alla Messa e alla Comunione. Per aver amato ardentemente la Santa Comunione, trovo grande sollievo nell'offerta del Santo Sacramento dell'altare che viene fatta nella Messa. Capiamo come le cose che facciamo qui nel tempo. Penso che per oggi sì, la prima lettura possa bastare. Ovviamente le esperienze di Santa Gertrude ancora non sono finite, ma ce ne sentiremo qualcun'altra, ce ne sono un bel po', e la prossima volta.